Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi un video che non è mai piacevole da fare, ma sa da fa', che è il video dei bocciati. Ma non sono bocciati, sono, lo chiamerei prodotti agghiaccianti. Cioè, sono quei prodotti che, cioè, vabbè, partiamo subito perché qua. Primo prodotto bocciatissimissimissimo è questa Lotion Parfum di Naturado en Provence. Allora, ragazze, prendete dell'alcol, quello per pulire casa, lo ficcate in un boccetto e ve lo mettete in faccia. The same. È talmente alcolico che mi toglie il respiro. E poi sapete che l'alcol dà quella sensazione di freddo, no? In faccia. Ecco, mi brucia, mi toglie il respiro, ma cioè, ha la faccia di pelli grasse, ma questo, cavolo, è uno sgrassatore per pavimenti, cioè no. No, e tra l'altro costa 8,80 per 125 ml. Ve l'avevo già anticipato questo, il mio burro rancido alla Coca-Cola, ma vi rimarco il fatto che lo trovo agghiacciante. Boccio, questo prodotto mi è stato inviato un po' di tempo fa da Maternatura, che ringrazio, ma questo prodotto per me è anche no. E sto parlando della crema piedi e talloni idratante e protettiva al timo rosso. Non so se si nota, ma sono più o meno qui, ma ho smesso di metterla perché tanto metterla o non metterla, the same anche qui. Nel senso che probabilmente se voi avete dei piedini di fata e dovete solo mantenere questa cosa può andare anche bene, ma io ho i piedi da camionista. No, scherzo. Però per me, cioè, non va bene, non idrata, raga. Cioè, no, sarà anche protettiva, ma io se mi prendo la briga di mettermi la crema per i piedi, che poi tra l'altro vi rimangono unti, non potete camminare, io ho il cane in casa, se cammino mi si attaccano i peli, scivolo con le ciabatte, a momenti mi ammazzo, almeno che faccia qualcosa. Bocciaterrimo, errimo, 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 di The Gap la BB Cream. Cioè, ma cos'è, ragazzi, quel prodotto qua? Io ce l'ho nel colore 02, vitamina E, salvia, olio d'albicocca e proteine del grano idrolizzate, ben 44,9% di origine biologica, vitamina E, eccetera. Allora, in teoria dovrebbe avere il pigmento in sospensione tipo la NF Cream di Alchemilla. Lo facciamo insieme, così dopo io non sembro psicopatica. Ditemi quando voi vedete il pigmento, se lo vedete. Ma non c'è! Eccola la crema colorata. Come vedete, questo è il risultato. E non oso immaginare come possa essere il colore 1, ma io mi chiedo, ma è legale commercializzare un prodotto così? Ditemi voi, è la mia che non funziona? Alla fine vi rimane questa patina biancastra, no, ma guardate, sembra con la protezione 150 più, cioè, no, dai, oh, veramente? No, vabbè. Ma sapete che ho fin pensato? No, ma non è una BB cream, questa è una crema, no? E poi no, c'è scritto grosso come mia mamma, BB Cream 3D. Ade, 3D sicuro, vi dà questo effetto spettrale molto 3D. Poi, altro bocciaterremo del prodotto, questo costa pure tanto, perché l'ho pagato tipo ma più di 12 euro, o forse 10, 99, ma insomma. È di Inca Rose Extra Pure Hyaluronic Diamond. Allora, io vedo lo stick nero e secondo voi non lo compro? Ma sapevo che non dovesse rilasciare pigmento, cioè non pretendevo che lo facesse. Con questa polvere di trepudio di diamante che deve fare tutte le labbra così. Ok, allora. Questo è l'effetto, cioè quindi completamente naturale, ma ci sta. Queste particelle diamantate non le rilascia, ma ci sta il fatto che non fa niente. Cioè vi lascia questa patina, guardate, no, non si vede, un po' appiccicaticcia e è un prodotto disseccante, cioè se avete le labbra troppo idratate potete applicarlo così andate a bilanciarle praticamente. Poi, altro bocciato, qui per principio, perché ho speso una barca di soldi e sono molto incazzata, scusate la parola. E sto parlando dell'Exotica di Roberto Cavalli. Tra l'altro questo è un bel pappone da 75 ml. Se voi lo sentite, cioè è buonissimo. Ora, è meno exotica di quanto uno se lo aspetti, però a me piace. Il problema è che, cioè già adesso, inizio a non sentirlo più.
Adesso lo chiedo al cameraman se lo sente. Io vi giuro che non si sente. Cioè, ragazzi, è di Roberto Cavalli, non di Tumiruri. Cioè, Roberto Cavalli non può averne un profumo da più di 70 euro che un profumo a meno della Monella Vagabonda. Cioè, ma oh, no. Vabbè, poi. Questo mi dispiace perché è un regalo. È un regalo di un'amica, però lei capisce che io lo boccio perché è giusto che sia bocciato e quindi lo boccio. E sto parlando degli Spa Glove di Sephora. Allora, lei me l'ha gentilmente regalato sapendo i miei problemi alle mani. Tra l'altro volevo ringraziare ancora una di voi che mi ha mandato un pacco con tanti bellissimi regalini, tra cui c'era dentro una crema mani di Omnia che io non avevo mai provato, che è buonissima, quindi ti ringrazio ancora anche per tutte le altre cose, ma ti ho già ringraziata in privato. Comunque, uno, io non riesco a infilarmi, cazzo, vedete? Scusate le parole, guardate, guardate. Cioè, anche se premo, anche se slitto, anche se tiro, le dita non entrano. Però, vabbè, lì sarà il problema che ho le manone giganti. Aspettate. Il problema è che all'interno ci dovrebbe essere questa roba idratante che ti fa le mani top. Addirittura si potrebbe usare tipo per 40 applicazioni, una cosa di questo tipo. 50 utilizzi. All'interno dovrebbe avere olio di vinaccioli, jojoba, olio d'oliva e vitamina E. Io avevo provato un paio di calzine monouso di Kiko con questa funzione ed erano state fantastiche. Il problema è che questa non rilascia niente, cioè io ve lo giuro. Le ho tenute, ah, potrei perdere anche i pezzi. L'ho tenuta ma tipo 2 ore facendomi la sauna, è come non metterle. Non credo neanche che costino poco, cioè dai, facciamo qualcosina di meglio. Boccio per una questione di performance in relazione al prezzo, questo prodotto anche lui mi è stato inviato da Liquid Flora, che comunque ringrazio perché ad esempio il fondotinta mi piace molto, la terra e il blush che mi avevano inviato mi fanno impazzire, ma questo proprio no, ed è il mascara. La cosa bella di Liquid Flora è che sono tutti prodotti testati anche in vitro e in vivo, agli architi di principi attivi, quindi è sempre trucco e trattamento insieme, solo che questo mascara vi faccio vedere, ma costerà più di 20 euro. Lo vedete? Ok, fa tutti questi pezzettini gelificati. Puzzicchia, ma tutti i mascara organici non è che profumano di rosa. Il problema è che, dunque, è liquidissimo. È molto nero, ma vi faccio vedere, guardate. Ecco, ecco, guardate, guardate. Lo vedete che sembra di stendere un eyeliner in gel? Cioè, vi sembra la texture di un mascara? Ci potrei fare la base per uno smoky. È troppo liquido, è troppo gelificato, ma too much proprio. Cioè, guardate, è ancora bagnato, guardate, lo posso anche spalmare. Prendete un mascara che avete a casa e ditemi se fa questo, vi garantisco di no. E inoltre, ecco, questa è una salviettina per le mani banale, guardate. Cioè, allora, adesso capite la bocciatura. Cioè, io lo metto dopo un'ora, ce l'ho qui, più o meno. Cioè, lo metto, poi dopo un'ora prendo il dito, lo spalmo un po' e faccio uno smoky. Ecco, questo è. Ed è un mascara da 20 euro, può essere tutto il trattamento che volete, però ragazze, cioè, mascara che stiano al loro posto, pigmenti soddisfacenti, cioè mi sembra che qua siamo proprio all'ABC. Scusate, ma sono un po' infastidita, perché poi uno spende, compra, prova, e poi trova le ciofeche che tu dici, ma perché? Visto che comunque il mio lavoro, una parte del mio lavoro è anche la parte produttiva e quindi provare gli RS, i prodotti fino a quando non sono giusti per essere prodotti, no? Ma perché mettere in produzione un prodotto che non va bene, non è finito? Cioè, vabbè, comunque. Uber bocciatissimo, questo per i miei gusti ovviamente, di Maybelline, il Push Up Drama. Uno, a me non Push Up Drama niente, ma questo ci può stare. Sapete che so che a molte di voi è piaciuto, o a diverse di voi è piaciuto. Il fatto è che io mi faccio un male maiale quando me lo metto, perché questi dentini qua, un po' come il Vamp Extreme, tac, 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 e poi mi fa 3 ciglia così. Non me le incurva, su di me fa un brutto effetto, però ripeto, a differenza di, voglio uno di voi che mi dica che gli sta bene questo bianco, a differenza di quella che secondo me è una bocciatura oggettiva, questa è una bocciatura personale, cioè su di me fa un effetto pessimo, però immagino che su di voi piaccia. Io spero di esservi stata utile, un bacione grande, al prossimo video!